Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video. Oggi video spacchettamento, come avete visto dalla intro, dalla copertina. Ovviamente si tratta di un video shopping. Sì, ok, ho fatto danni su ASOS e da Zara. Da Zara sono andata in negozio fisico e ho fatto un'esperienza mistica con i guanti e mascherina, disinfettante e vabbè. Comunque, al di là di questo, come sempre, prima di partire con il video, vi invito a iscrivervi al canale, lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi anche su Instagram, perché per esempio anche oggi vi ho fatto un sondaggio, appunto, se volevate vedere il video spacchettamento e mi avete risposto ovvio. Quindi, ok, ma comunque ci teniamo sempre più, il contatto è più immediato su Instagram, attraverso le stories in particolar modo. E ovviamente nella mia gallery posto tantissimi outfit nuovi, ma nulla, direi di partire con lo spacchettamento. Sono anche armata di forbici, queste sono delle forbici storiche, proprio un pezzo d'antiquariato. Comunque, partiamo con il video. Ed eccolo qua, questo è il mega pacco di ASOS. Guardate quanto è grande. Ecco, mi sto allontanando. Ecco, praticamente copre tutta l'inquadratura. Allora, siamo tutti curiosissimi, anche io, perché vedrete poi che non si tratta di cose banali in questo caso, perché non si tratta di vestiti. Ah, forse non servono i codici. Non si tratta di vestiti. Ah, cioè, proprio. Oh, bellissimo. Partiamo. Oh, è gigantesco! Cioè, questo è un sombrero. Aiuto, guarda che parte grande. Devo smettere di muovermi così, perché sennò voi vedete tutto saltellante. No, vabbè, ma è gigantesco. Cioè, va bene che volevo un cappello grande, ma cioè, sembrerò un fungo, non lo so. Ma guardate! Oddio, mi guardo anche allo specchio. Oddio, ragazzi! Oddio, allora questo è marca ASOS. Ma è rigido! Cioè. Allora, mi tolgo la molletta, vediamo, eh. Vediamo in diretta cosa succede. Allora, c'è anche l'etichetta. Oddio. No, vabbè, ma è troppo grande. Cioè, ma ragazzi, scusate, aiuto. Ma no, vabbè, adesso vi farò delle riprese, magari la figura intera, ma è gigantesco. Cioè, questo altro che parasole, mi para fino a terra. Ok, va bene. Devo ancora capire se è un acquisto promosso o bocciato. Aiuto! Sì, quando praticamente non vuoi vedere incontrare qualcuno, beh sì. Sapete come quei film, eh? Cioè, non so, dove vado così a Miami? Cioè, boh. Vabbè, è anche abbastanza pesantino. Vabbè, intanto i capelli li ho sconvolti. Non so, boh. Cioè, sono rimasta, come dire, sconvolta. Non pensavo che fosse così. Cioè, guardate. Boh, non so dove metterlo adesso. Ok, ecco, mi sono ricomposta. Andiamo a vedere il secondo acquisto, che è altrettanto pazzo. Sì, è stato un haul pazzo, forse presa dal, non lo so, dalla follia del momento. Comunque, ho comprato gli UGG estivi. Penserete che sono pazza, però era da tanto che li puntavo. E oddio, nel frattempo devo muovere. No, vabbè, ma sono bellissimi questi. Ok, so che molti di voi diranno, li prenderanno per pazza, ma per me sono favolosi. Cioè, ma guardate quanto sono belli. Allora, sarebbero delle ciabatte. Aiuto!
ciabattine barra sandalo che volendo si possono usare in casa, però si possono usare anche fuori. Sapete com'è la Dell'Ellis? Sì, lo so, sto nominando la Dell'Ellis, molti mi odieranno. Ok, comunque qua ci sono le sue protezioni. Li volevo troppo. Sinceramente io ci andrei tranquillamente in giro la sera, non so, al mare o anche in città, cioè mi piacciono, guardate quanto sono belli, sono tutti pelusciosi, vedete? Sì, sono estivi ma pelusciosi. È un'esperienza mistica che volevo fare da tempo. E inizialmente mi piacevano quelle con tutta la fasciona così, però quando ho visto queste così incrociate, mi sono piaciute. Poi questo colore è così, questo colore giallo che va molto di moda adesso, davvero molto carino, è molto peluscioso. Ok, questo è il pazzo, però non so, le volevo, ecco, bene, ok. Comunque guardate, questa è la suola, è la suola di gomma che, come potete vedere, è proprio da girare fuori, insomma, già da girare per strada perché c'è una bella suola grossa. Io gli Ugg li ho appunto quelli invernali, ne ho un paio rosa che sono stupendi, caldissimi, favolosissimi. E quindi niente, ho preso anche stili. Ok, bene, detto questo, passiamo a qualcosa più normale, ovvero sono passata da Zara, come dicevo, sono passata da Zara appunto in negozio perché volevo fare appunto l'esperienza mistica dello shopping con mascherina, sacchetto, guanti, insomma tutto quello che è. Allora, sono costati 29,95. Questo è il sacchetto, voilà, bene. E questi sono i pantaloncini. Allora, io sono una indossatrice compulsiva di pantaloncini, anche in inverno, ma specialmente in estate, perché io comunque, sapete, insomma, io amo indossare le gonne, i vestitini, ecco, capite, solo che io le indosso corte. Quindi d'estate, magari se vado comunque in giro da sola, insomma, magari di giorno, non è proprio il massimo. Dei massimi andare in giro con la mini addirittura senza collante, perché magari d'inverno collante, come avevo fatto vedere in questo video qua, come indossare le gonne d'inverno, si può comunque camuffare con un collant. Tanto scusate, ma mi sta crollando tutto qua, tutto un po' lento oggi. Dicevo, d'inverno si può camuffare con un collant pesante, un legging, insomma, comunque le riesco a giocare così con le gonne d'inverno, invece d'estate, insomma, è un po' più complicato, a meno che non si sia, so, in villeggiatura al mare o con gli amici, insomma, in compagnia del fidanzato che non ho, ecco, quindi capite. Ma voglio dire, non sarò normale, voglio dire, rido le mie battute da sola, cioè sarò normale, no, cioè per me no, comunque vabbè, lasciamo perdere. E quindi mi servono degli shorts perché in alternativa, tanto sta passando di tutto, vabbè, in alternativa appunto esistono gli shorts. Questi non sono neanche esageratamente corti. Allora, sono di vita alta, mi sono piaciuti subito perché ci sono questi, a parte che è uno shorts che si può usare anche in città, ecco, che è quello che mi interessava perché comunque è quello appunto interessante. Su base nera, quindi anche un po' elegantino, diciamo, ci sono questi fiorellini bianchi e dei glitter. Poi mi piace perché ci sono tipo dei giochi qua di pieghe, delle plissettature qua davanti, molto carino. Dietro così, o comunque li state vedendo indossati come sempre. Allora, mi è piaciuta anche la composizione perché è principalmente cotone. La taglia che ho preso in questo caso è un XS perché la S, cioè no, in realtà anche l'XS mi viene larga in vita. Cioè, vabbè, non lo so a Zara come fanno le taglie. Comunque, mi viene un po' larga in vita, però mi sta bene. La S era tipo, non so, era molto grande, quindi ok, ho preso l'XS. E voilà, secondo me stanno bene anche con questo toppino. Sì, sono molto versatili perché ci si può indossare di tutto, anche se c'è comunque una fantasia.
Io lo indosserò sia con una maglia, non so, giallo limone, una maglia fucsia, una maglia rossa, cioè qualunque tipo di colore si può indossare. Quindi, secondo me questo è un acquisto top. Mi sono piaciute anche le ciabattine, devo dire. Non sono ancora sicura se le utilizzerò tanto come spero, cioè spero di sì, insomma, comunque, vabbè. E il cappello invece, oddio, lo sto guardando. L'ho appeso là, ma mi fa un po' paura il cappello. Vabbè, adesso quello ci penseremo. Comunque, io vi ringrazio di aver visto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate del mio shopping un po' folle, diciamo, del giorno. Ma sapete, ogni tanto io mi sveglio la mattina con un delirio strano. E poi se capita che vado su qualche sito, tipo questa volta, vabbè. Comunque, detto questo, vi mando un bacio, muah, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!